L'anteprima del nostro telegiornale, ben ritrovati. Tra le altre notizie di apertura, quella che viene da Casamicciola per quanto riguarda l'immobile acquisito al patrimonio comunale. Lo stop alla demolizione è venuto dal procuratore generale che ha accolto il ricorso del comune. Ascolteremo le considerazioni dell'avvocato Bruno Molinaro. E poi la movida con il vicequestore Maria Antonietta Ferrara, dirigente del commissariato di polizia di Ischia, che conferma ancora i controlli, soprattutto ai locali notturni, per la somministrazione di alcol a maggiorenni e minorenni dopo le 3 di notte nel weekend sul nostro territorio isolano. La politica procidana, dopo il Consiglio Comunale di ieri, si smorzano le polemiche tra maggioranza ed opposizione e Maria Capodanno ha ritirato le sue dimissioni dalla carica di vicepresidente del Consiglio Comunale. Poi la pagina sportiva con gli incontri giocati nel pomeriggio di sabato col Barano che è stato battuto dall'Afro Napoli e invece il Procida che ha vinto in casa allo Spinetti. Vedremo poi quelle che sono le gare che aspetteranno le squadre isolane nella giornata di domenica. Di questo e altro ancora ci occuperemo come sempre, tra pochissimo, dopo la pubblicità. Albergo Carlo Magno sull'isola d'Ischia, un posto da sogno, un panorama mozzafiato, il luogo ideale per una vacanza speciale. Hotel 4 stelle, tutti i comfort, 4 piscine, palestra, camere e residence con arredamento in stile mediterraneo. A pochi passi dai centri storici di Forio e di Lacco Ameno, con agevoli collegamenti per le spiagge più belle e per il parco termale Negombo. Servizio navetta gratuito. Hotel Carlo Magno, per una vacanza dove i sogni diventano realtà. L'Hotel Carlo Magno ti consiglia il ristorante La Beccaria. Caccia, cucina tipica ischitana e piatti mediterranei, pesce sempre freschissimo. Per i tuoi momenti più belli, per una serata speciale, per cerimonie e matrimoni, Hotel Carlo Magno e il ristorante La Beccaccia. Emozioni uniche, tra il cielo e il mare. Medmar, chi è residente ha i suoi privilegi. Viaggia con le nostre navi per Pozzuoli e Napoli a tariffe esclusive. Con Medmar, andata e ritorno 40 euro con l'auto e 20 euro con la moto. Tariffa non valida per biglietti di tratta singola. Prenota anche online su www.medmarnavi.it o telefona allo 081 333 44 11. Se sei residente, scegli i privilegi di Medmar. Scopri l'isola più bella d'Europa. Ischia, il mare, le terme, la natura. Lasciati avvolgere dal caloroso abbraccio dell'hotel Re Ferdinando 4 Stelle Leisure. Ad Ischia, nel centro, a due passi dal porto e dal mare, l'ex hotel Jolly ti accoglie con un ampio parco, 5 piscine, 2000 metri quadrati di centro benessere, terme, sauna, bagno turco, palestra e tanto altro ancora. Vivi la bellezza nel comfort come hai potuto solo immaginarla. E per te, tante offerte speciali da cogliere al volo. Scoprile sul nostro sito web hotelreferdinandoischia.it oppure telefonando al numero 081 507 0111. L'isola più bella, le 4 stelle più prestigiose, ad un prezzo davvero speciale. Re Ferdinando, stupirvi è la cosa che ci riesce meglio. Casamicciola stoppa la demolizione, immobile acquisito a patrimonio comunale. Il procuratore generale ha accolto il ricorso del comune, l'immobile destinato a scuola. Un provvedimento eccezionale, ha commentato l'avvocato Molinaro.
Movida, Ferrara, niente alcol nei locali dopo le 3 di notte. Il dirigente del commissariato di Polizia di Ischia conferma l'intenzione di intensificare i controlli nei weekend. Procida, Maria Capodanno ritira le dimissioni, l'esponente di minoranza resta vicepresidente del Consiglio Comunale. La decisione dopo le rassicurazioni ottenute nel corso della riunione del civico consesso di ieri. Il calcio, Barano battuto dall'Afro-Napoli, roboante vittoria del Procida. Aquilotti sconfitti in casa 3-1, gli uomini di Mister Giovine rifilano 4 reti alla Puteolana, tripletta di Lorenzo Costaiola. E domenica Real Forio in trasferta a Mondragone, l'Ischia invece attesa ad Ercolano. Dopo il telegiornale uno speciale TG con l'intervista all'avvocato Molinaro e poi la telecronaca di Barano Afro-Napoli United. Benvenuti al consueto appuntamento con l'informazione di Teleischia. I reparti del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Napoli, in concomitanza con i festeggiamenti del Carnevale, hanno iniziato ad effettuare controlli sui mercati di stoccaggio e di vendita nella provincia di Napoli. A breve saranno immesse in grande quantità prodotti destinati non solo alla città di Napoli, ma anche alle isole e alla periferia. E nell'ambito di queste operazioni, in questi giorni sono stati sequestrati 300.000 articoli privi di marchio CE e di ogni altra indicazione prevista dalla normativa nazionale e comunitaria. In particolare si tratta di 39 distinti contestuali interventi nei confronti di altrettanti commercianti, anche ambulanti, che hanno permesso alle Fiamme Gialle di sequestrare tra Napoli e la provincia maschere, costumi, giocattoli, gadget, cosmetici, cover ed accessori per cellulari, dispositivi informatici ed elettronici. Denunciate all'autorità giudiziaria per ricettazione e commercio di prodotti falsi, 15 soggetti, sia italiani che stranieri, e segnalati altri 4 alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa. Ed ora a Casamicciola il procuratore generale ha accolto il ricorso del comune che chiedeva la sospensione della demolizione di un fabbricato ubicato in via Oneso di cui era stata chiesta l'acquisizione al patrimonio comunale. Abbiamo conseguito un risultato straordinario, commenta il sindaco Castagna. La decisione della procura generale ci ripaga del lavoro svolto e soprattutto è indice della bontà del nostro operato, teso a salvaguardare un pubblico interesse e soprattutto a colmare la carenza di edifici scolastici che si è venuta a creare sul territorio casamicciolese all'indomani del terremoto del 21 agosto 2017. Un provvedimento eccezionale, conferma ancora l'avvocato Bruno Molinaro, promotore del ricorso. Dopo questo telegiornale ascolteremo una lunga intervista con l'avvocato Molinaro che ci spiega la natura del provvedimento anche da un punto di vista giuridico. Intanto ascoltiamo uno stralcio. Il sostituto procuratore che ha fatto istruttoria preventiva, diciamo così, è uno dei più severi magistrati che operano nel settore delle demolizioni, è uno che non ha mai fatto sconti a nessuno, è un magistrato che fa il proprio dovere davvero senza guardare in faccia a nessuno, senza fermarsi di fronte a nulla, anzi lui ha sempre detto in alcuni provvedimenti notificati anche al mio studio che non rientra nella competenza del pubblico ministero sospendere l'esecuzione. Quindi questo davvero è il primo caso, si è reso conto, perché alla fine ecco, la legge va anche interpretata sotto certe angolazioni, voglio dire, summum ius, dicevano i latini, summa iniuria, se la legge viene valutata ecco, nell'ottica dell'equità sociale, e perché il magistrato dovrebbe poi agire come un carnefice, come un boia? No, Cilenti non è assolutamente né un carnefice né un boia, è un magistrato severissimo, sì, che fa il proprio dovere, che si è reso conto, che ha apprezzato, diciamo così, la serietà dell'iniziativa del Comune di Casamicciola alla luce dei riscontri forniti, della documentazione acquisita. Ha anche avvertito però il sindaco, attenzione, voi dovrete procedere anche alla trascrizione, evitiamo scherzi, alla trascrizione del provvedimento di acquisizione. Ha detto al commissario di polizia di recarsi sul posto martedì per procedere all'ennesima verifica dello sgombero e della evacuazione dell'immobile da persone e cose, insomma, e poi ha differito l'esecuzione. Anche sotto questo profilo direi è un provvedimento unico, sorprendente, senza precedenti, va dato atto al sostituto procuratore Cilenti di straordinaria sensibilità istituzionale, come ho esordito prima, come ho detto prima. Però intanto lo diciamo, l'abbiamo detto, non finisce qui, questa è solo una sospensione degli effetti, adesso bisognerà andare a vedere poi tra qualche mese che cosa succederà.
Sì, perché la richiesta che io ho formulato per il Comune nell'incidente di esecuzione è quella di revocare l'ordine di demolizione collegato alla originaria sentenza di condanna. A chi ho rivolto questa richiesta? Al giudice dell'esecuzione. Il dottor Cilenti è un sostituto procuratore, è il pubblico ministero che agisce per l'esecuzione della vecchia sentenza di condanna che ha riguardato i privati. Non può revocare, non ha il potere di revocare. Questo potere ce l'ha, secondo il codice, soltanto il giudice dell'esecuzione, che nel caso di specie è la Corte di Appello di Napoli, la quale dovrà verificare se effettivamente il ragionamento della difesa ed anche quello concorde della Procura Generale è un ragionamento che convince. Io sinceramente sono molto fiducioso, perché qui ci sono tutte le condizioni. Se non passa questa operazione in questo caso, non passerà in nessun altro caso. Certamente è il primo caso in Italia di acquisizione conservativa con il placet della Procura Generale di un immobile destinato a scuola dell'infanzia. E restiamo a Casamicciola. L'atto vandalico subito nella propria abitazione a Viale Paradisiello lascia l'amaro in bocca all'ex sindaco Arnaldo Ferrandino. Sebbene si tratti di un'abitazione disabitata perché terremotata, non si trova in una zona interna del paese. Tutto ciò, dice Ferrandino, è indice di degrado. Sentiamo. Casa tua terremotata è stata addirittura presa di mira dagli sciacalli. Beh, la casa mia terremotata, diciamo che non mi ha fatto né caldo né freddo, perché la casa comunque era inagibile. Certo, hanno scassinato la porta, sono entrati, hanno messo a soqquadro l'abitazione, però poi alla fine non è che hanno arrecato danni particolari. La cosa che lascia l'amaro in bocca è che la casa comunque non è che stava in un posto isolato, era fuori a Viale Paradisiello. Quindi c'è una scuola, c'è la vigilanza che dovrebbe controllare gli edifici pubblici, e succede tutto questo nel centro del paese, e secondo me indice di degrado. Ed ora la movida ischitana. Continueranno a tappeto in questo weekend i controlli alle discoteche, perché devono essere rispettate le norme che prevedono innanzitutto il divieto di somministrazione di alcolici dopo le 3 di notte. Non fa sconti la dottoressa Ferrara, vicequestore dirigente del commissariato di polizia di Ischia, che nell'incontro con i giornalisti ha confermato la presenza di uomini in borghese dislocati all'interno e all'esterno dei locali. Intanto da questo sabato le discoteche hanno deciso l'apertura alternata. Questa settimana, chiuso il Blanco, sarà di turno il Valentino. Ma torniamo alla dottoressa Ferrara, sentiamola. Sì. Dottoressa, per quanto riguarda i controlli, lo dicevamo prima a microfoni spenti, l'ultimo weekend ci ha consegnato due situazioni in due discoteche ben note, eccetera. Ecco, allora, a monte, se il ragazzo si ubriaca, vuol dire che qualcuno gli dà qualcosa da bere. Sì. Non parliamo dei minori, quindi in attesa che possano cambiare le norme, ci sono delle norme che vanno comunque rispettate. Intensifichiamo questi controlli e vogliamo dare una botta in più rispetto a quanto fatto finora, in modo che qualcuno incominci a pensarci su due o tre volte prima di dare il bicchiere in più al minore o al ragazzo già brillo, ancorché accompagnarlo invece vicino ad una sedia e sedersi, perché fare cassa fa bene a tutti, però se uno già è brillo sarebbe umano evitare di dargliene un altro. Sicuramente lei ha ragione. Io ho iniziato il weekend per questi controlli a tappeto. Il sabato e la domenica ci sarà sempre una pattuglia che controllerà nei pressi delle discoteche i ragazzi, ma soprattutto ci saranno pattuglie in borghese che controlleranno le discoteche. Dopo le 3 non ci sta più la somministrazione di alcol a nessuno, se minorenni, maggiorenni. Io non voglio la somministrazione degli alcol, ma non perché lo dico io, ma perché esistono delle norme scritte. Chi viola la norma deve essere punito, e con me non si sbaglia. Io ho punito le due discoteche perché alle 3:05, le 3:10 avevano somministrato alcol. La legge non è stata rispettata, io sto qui per far rispettare la legge. Quindi i controlli delle discoteche all'interno e all'esterno saranno repentini e ci saranno sempre. Abbiamo parlato di alcol, però non ho ancora sentito parlare di droga. Che percezione ha avuto in questo mese sull'isola di diffusione, di spaccio, detenzione per fini personali o addirittura di spaccio di stupefacenti? Allora, la droga è come l'alcol.
L'alcol è un fenomeno più ampio. La droga forse nel periodo invernale è più mitigato, è più nascosto, però noi abbiamo sequestrato, abbiamo arrestato delle persone che spacciavano giù Citara della droga e l'abbiamo arrestato, abbiamo fatto un bellissimo servizio con un corriere che veniva da Napoli, piccole dosi le troviamo ovunque. Ma siamo ancora nel sommerso perché siamo ancora in un periodo invernale. Mi preoccupa di più la movida, gli incidenti e l'alcol somministrato ai minorenni che fa veramente male e porta a morti, e quindi noi dobbiamo cercare di evitare tutto ciò. Il presidente di turno Enzo Ferrandino ha riconvocato l'assemblea del CISI per lunedì prossimo 17 febbraio alle 15.30 in prima convocazione, per il giorno successivo alla stessa ora in seconda convocazione. L'ordine del giorno è quello già previsto per la seduta di questa settimana che è andata deserta, e cioè la revoca della liquidazione dell'EVI, la programmazione dei pagamenti delle quote associative del CISI e delle forniture idriche dell'EVI dovute dai singoli comuni ed il cronoprogramma per la realizzazione delle condotte sottomarine di Forio e Lacomeno. E andiamo a Procida per la politica. Colpo di scena ieri nel Consiglio Comunale dell'Isola. All'ordine del giorno, oltre una serie di interrogazioni presentate dalla minoranza, figurava l'argomento che ha più tenuto banco nelle ultime settimane sul tavolo del dibattito politico: la candidatura di Procida a capitale della cultura 2021. Le dichiarazioni della vigilia, soprattutto della minoranza, non lasciavano presagire nessuno spiraglio. Se da un lato si giudicava positiva l'iniziativa, dall'altra si contestava il mancato coinvolgimento del Consiglio Comunale nei modi e nei tempi più consoni. Da qui era venuta l'iniziativa clamorosa del consigliere Maria Capodanno, che aveva addirittura protocollato le proprie dimissioni da vicepresidente del civico consesso. E nei minuti precedenti la stessa seduta di ieri, la Capodanno ai giornalisti presenti aveva confermato la propria posizione, tant'è che ad inizio di seduta aveva proposto una inversione all'ordine del giorno in modo da votare subito il punto che la riguardava. Ma la maggioranza ha preferito procedere secondo l'elenco normale dei punti da discutere e, giunti quindi alle dimissioni, dopo aver ottenuto dal sindaco ambrosino piene rassicurazioni che in futuro il civico consesso sarà rispettato come istituzione che rappresenta l'intero paese, la Capodanno ha ritirato le proprie dimissioni. Dunque, dopo tanto dibattito e dichiarazione a distanza, tutto si è risolto nella sede appropriata, ovvero il Consiglio Comunale, che ora potrà procedere, a meno di ulteriori colpi di scena, spedito verso la scadenza naturale della consigliatura. Nuova società per la raccolta differenziata a Procida. Da lunedì una nuova impresa comincerà a lavorare per la raccolta dei rifiuti, ha commentato il sindaco Dino Ambrosino. Dopo aver terminato le procedure della gara d'appalto, sono arrivati nuovi mezzi e siamo pronti al passaggio di cantiere. Chiaramente i lavoratori per contratto resteranno gli stessi. Devo ringraziare, dice il sindaco, Tecra e la famiglia Balestrieri per quanto fatto negli ultimi anni. Domani, domenica, alle 10.30, nella sede del Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista di Forio, saranno presentati, nel giorno del suo 80° compleanno, i primi 2 di 4 volumi scritti e scelti da Domenico Savio, che è il segretario del partito. Lunedì prossimo, alle ore 16, presso l'Istituto Alberghiero di Fondo Bosso ad Ischia, ci sarà l'incontro di aggiornamento professionale per docenti, genitori e operatori sanitari sul tema la scuola e la sfida dell'autismo. Il centro di iniziativa degli insegnanti dell'Isola d'Ischia infatti proporrà l'evento formativo La scuola e la sfida dell'autismo, incontro di aggiornamento professionale sulla necessità di conoscere i diversi modelli di provata efficacia e i principi documentati nelle linee guida nazionali ed internazionali. Ed ora a Casamicciola, dove inizieranno lunedì i programmi di festeggiamento per la festa di San Gabriele della Dolorata, patrono della gioventù, nella chiesa di Santa Maria della Pietà. I festeggiamenti inizieranno lunedì alle 18 con l'esposizione dell'immagine del santo. Il clou ci sarà giovedì 27 febbraio, che è il giorno della festa liturgica di San Gabriele. Alle 11 ci sarà la Santa Messa Solenne, che sarà celebrata dal vescovo di Ischia, Monsignor Lagnese. Lunedì prossimo, a partire dalle 10.45, nell'auditorium della Regione Campania a Napoli, un comitato di esperti presenterà un innovativo modello clinico e gestionale per intercettare e prendere in carico i pazienti con fragilità ossea.
evidenti i costi in termini sanitari, ma soprattutto di salute e qualità della vita, in particolare se si considera che ad essere colpiti sono quasi una donna su tre dopo la menopausa e un uomo su quattro dopo i 50 anni. Da qui l'elaborazione di questo innovativo modello diagnostico, terapeutico ed assistenziale che sarà presentato agli addetti ai lavori lunedì prossimo. Ed ora la mia pagina sportiva del sabato, iniziamo dalle gare che si sono giocate nel pomeriggio di sabato. In eccellenza Onafro-Napoli, senza grossi interessi di classifica, sbanca al Dolici di Orio contro un Varano in cerca di punti salvezza. La squadra di mister Ambrosino ha vinto 3-1 in una gara controllata senza troppi affanni dall'inizio alla fine. Davvero blandi i ritmi degli aquilotti per poter impensierire la formazione avversaria. Vediamo la sintesi. Partita di vitale importanza per il Varano, per la squadra dell'Afro-Napoli. C'è l'opportunità di inserirsi nei play-off, dichiara Capuano. Sbaglia Capuano, rischio per il Varano. Bravo Arcamone, controlla bene, punta l'area, cerca lo spazio per il tiro. Sburlino, tiro al lato, da Fernandez. Palla larga per Tomasin. Dribbling, va bene, via, in mezzo a due. Mette la palla al centro. La girata di Diop al lato. Suleiman, palla dentro. Un tiro, grande la parata di Chiara. Compagno Fernandez, Tomasin, Fernandez. Cross in aria, colpo di testa e rete. Rete di Diop. Bella l'azione sulla fascia destra, si coordina, tiro forte e sfiora il palo, bravo Cuomo. Parte il secondo tempo, subito Arcamone di testa, poi Conte prova il tiro dalla distanza al lato, interviene ancora Conte, di spigna, bravo per Arcamone. Selva perde il tempo per tirare, si libera di due avversari, bella la palla per Sburlino, il tiro e il salvataggio sulla linea. Palla bassa che passa, supera tutti e poi il tiro finale. Pacheco aspetta la sovrapposizione, si accentra, Suleiman può tirare, tira forte e segna. 2-0 per l'Afro-Napoli. Controlla bene Arcamone, palla spettacolare, bravissimo Petriccione nella chiusura, ma bella l'occasione del Varano. Al 29esimo della ripresa con Sburlino, ben servito e gol! Gol di Castaldi. Gol di Castaldi di Manieri. Palla tesa, un colpo di testa! E il pallone che scivola fuori, colpo di testa di Selva. Suleiman, Padin, Fernandez, opportunità ora per l'Afro-Napoli, tiro e gol nell'incrocio da parte di Fernandez. E l'arbitro fischia alla fine, 3-1 per l'Afro-Napoli che ha vinto con merito. Ed ora in promozione, roboante vittoria del Procida di mister Giovanni Iovine che supera per 4-0 la Puteolana. I biancorossi rialzano la testa dopo l'amara sconfitta di una settimana fa contro il San Giuseppe. A firmare il successo del Procida, una tripletta di Lorenzo Costaiola condita dal gol di Davide Ambrosino al quinto della ripresa. Vediamo le immagini. Fischietto in bocca per il direttore di gara, parte Procida Puteolana, Vanzanella in sovrapposizione Annunziata, Vanzanella preferisce andare da solo, poi cede ad Annunziata, il cross di Annunziata, attenzione in area di rigore, il colpo di testa! Sistema la barriera Scafuto, prende la rincorsa Coppola, la battuta, stoppa intanto un buon pallone Ambrosino, riesce poi in qualche modo a giocarlo verso Mazzella, un assist involontario con la faccia di Veneziano per Lorenzo Costaiola in area di rigore, Lorenzo Costaiola il destro! Lorenzo Costaiola Amba, cede al capitano, pallone in avanti verso Mazzella che deve girarsi, anzi è Veneziano, la conclusione di Veneziano. Parte il secondo tempo di Procida Puteolana. Mazzella attacca in profondità, allarga il gioco poi verso Toni Costaiola, il cross con la testa,
Davide Ambrosino col numero 9 mette il pallone in rete, un gol da attaccante vero. Ottimo pallone guadagnato da Mazzella. Mazzella cede Lorenzo Costaiola. Lorenzo Costaiola, 2 gol per lui. 3-0, cambia ancora il parziale. Pallone proprio per Calise. Costaiola. Costaiola fa correre Mazzella. Mazzella in area di rigore, agganciato, e c'è calcio di rigore. Fischia il direttore di gara. Lorenzo Costaiola per il 4-0 del Procida. E l'arbitro fischia la fine, non c'è recupero, finisce 4-0 per il Procida. Ed ancora in promozione allo stadio comunale di Ottaviano termina a reti inviolate la sfida tra la squadra di casa ed il Lacquameno, un pareggio che non fa male a nessuno e che permette ad entrambe le formazioni di restare nei piani nobili della zona playoff. La squadra del mister Iervolino ha disputato gran parte della ripresa in inferiorità numerica per l'espulsione al 55esimo di Giovanni Mattera. Ed ora gli incontri della domenica, iniziamo sempre dall'eccellenza, il Real Forio farà visita al Mondragone senza lo squalificato Iacono ed il dubbio sull'impiego di Galloppa e Trani. Non certo notizie positive prima di un incontro complicato, così come lo descrive lo stesso mister Nello Desiano. Sentiamo. Con mister Nello Desiano, dopo questo pareggio in casa nel derby con il Barano, diciamo che c'erano grandi aspettative rispetto al derby. Come è andato il lavoro durante questa settimana? Sappiamo ci sono state diverse defezioni per malattie di stagione. Purtroppo abbiamo 5 calciatori influenzati, speriamo che oggi rientrino e già rientra amabile oggi. Galloppa è ancora influenzato e Trani c'è un problema, una botta rimediata domenica, deve far riposo, non sappiamo, speriamo di recuperarlo per domenica. Domenica una trasferta importante sul campo di una squadra che era stata protagonista di un inizio di stagione stratosferico come il Mondragone. Che tipo di gara si aspetta Nello Desiano? Mondragone è un ambiente particolare, è un ambiente che non regala mai niente a nessuno, anche se ormai loro viaggiano in una posizione di classifica che hanno poche speranze di raggiungere i playoff, però è una piazza che loro ancora ci credono, giustamente, quindi faranno la loro partita col coltello tra i denti per cercare di raggiungere, perché io mi sono informato e so che praticamente che loro credono ancora nei playoff, quindi sarà una partita dura, come tutte d'altronde. Un altro clima da finale per un Forio che forse vuole lasciarsi alle spalle anche qualche piccola polemica che c'è stata dopo il derby, l'occasione che ha visto protagonista Selva a terra, una ripartenza del Forio, qualcuno chiedeva di buttare il pallone fuori, insomma c'è stato anche dopo la gara un po' di parapiglia. Qual è il punto di vista di Nello Desiano? Io credo che se una squadra cada hanno i crampi 4-5 persone, io la palla la butto fuori una volta, due volte, ma non 3-4, perché nel secondo tempo il Barano cercava di non giocare, infatti sono stati 2 o 3 calciatori colpiti dai crampi, e alla mia idea di non buttare la palla fuori quando un calciatore viene colpito da crampi oppure si ferma per un problema lieve, non penso che sia il caso di buttare il pallone fuori, ma di continuare. Penso che l'avrebbe fatto sicuramente anche il Barano. Non è una questione di fair play, il fair play è altro, il fair play è se io tiro un calcio, se un mio calciatore fa male, un calciatore, ci sono danni gravi, io sono il primo a fermare il gioco e a dire di buttare il pallone fuori per far soccorrere il calciatore, ma se si tratta di un crampo, oppure uno può tranquillamente uscire dal campo con i suoi piedi e si butta a terra per perdere tempo, non credo che sia il caso di buttare il pallone fuori. Poi d'altronde era un derby, ci conoscevamo tutti, siamo tutti amici, quindi non mi sarei proprio sognato di dire di non buttare la palla fuori se sarebbe stato un infortunio grave oppure un infortunio colpito, un infortunio alla testa o qualcosa di più grave.
E domenica mattina anche l'Ischia Calcio andrà a giocare lontano dall'Isola Verde, attesa dall'incontro con lo Sporting Ercolano dell'ex gialloblu Ciro Iattarelli. Della sfida e delle ambizioni dell'Ischia abbiamo parlato con Francesco Salatiello, giovane calciatore arrivato alla Corte di Billone nel mercato di dicembre. Sentiamo. Siamo con Salatiello, giocatore dell'Ischia Calcio. Si batte il pianura, si vola in testa alla classifica. Com'è andata la settimana e com'è stare lì in testa? Buonasera, diciamo il clima è bello, soprattutto per il post della partita con il pianura, però comunque dobbiamo continuare a stare concentrati, allenarci bene settimana per settimana. Il campionato è ancora lungo e per raggiungere l'obiettivo dobbiamo continuare a lavorare. Si va sul campo dell'Ercolano, di certo non una partita semplice e di certo non sarà un clima molto tranquillo. Eh sì, come tutte le altre partite, nessuna partita è semplice, quindi dobbiamo andare lì e fare bene e portarci a casa 3 punti. Indisponibili per l'Ischia? Indisponibili per l'Ischia, Nicola Di Meio adesso è tornato dal... non si sentiva tanto bene, poi Mario Sugliuzzo che è stato squalificato. Però abbiamo anche altri ottimi elementi, penso riusciremo ad affrontare la partita al meglio. Sei passato dal Forio all'Ischia, al Forio non si vive un bel piazzamento di classifica, adesso sei qui primo in classifica, un po' le differenze naturalmente forse un po' meglio. Sì, il clima è totalmente diverso, però spero che il Forio comunque riesca a raggiungere l'obiettivo. E anche perché ho lasciato la compagni e la società, spero gli vada bene. E c'è grande attesa ad Ercolano per la sfida con l'Ischia di domenica mattina allo stadio comunale Raffaele Solaro. L'occasione giusta per la dirigenza granata di garantire massima ospitalità alla squadra gialloblu e ai tifosi isolani che dovrebbero giungere numerosi. Ma nel contempo si vuole anche dare un segnale concreto alla tifoseria locale di futuro più brillante che possa aprire le porte dell'eccellenza a stretto giro. Ed ora, come sempre, prima di chiudere, lo sguardo al meteo. Vediamo che tempo farà sulla nostra regione. Previsioni per domani. Al mattino, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Nel pomeriggio, sulle coste, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. Bene, chiudiamo qui questa edizione del weekend del nostro telegiornale. Vi lascio quindi alla lunga intervista all'avvocato Molinaro che ci spiega i motivi anche giuridici che poi hanno condotto all'acquisizione a patrimonio comunale di uno stabile che era destinato alla demolizione nel territorio di Casamicciola. Seguirà per gli amici sportivi la telecronaca dell'incontro di eccellenza Barano Afro Napoli United. Buona domenica e ci rivediamo come sempre lunedì alle 14. Arrivederci.